Abbiamo con noi la titolare del centro insieme a due possessori, a due insomma proprietari di questi splendidi animali. Vi presento Erika Fioravanti, buonasera. Buonasera. Ben trovata. Abbiamo con noi poi Paolo Ceglie, buonasera Paolo. Ciao, buonasera. E la nostra Cristina Di Grazia. Buonasera. Buonasera. Allora Erika, parto da te. Questa razza mi ha veramente sorpreso. Perché ha delle caratteristiche uniche, ce le vuoi descrivere? Sì, assolutamente. Il Maine Coon è un gatto molto particolare, sì. Dalle dimensioni molto 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 grandi. Diciamo che ad oggi è la razza più grande in assoluto. Il Maine Coon è una razza grande, non è una razza grossa, cicciona, nel senso il Maine Coon deve essere muscoloso, grande, sì, esatto, deve essere certo. Muscoloso, deve essere la colonna vertebrale molto lunga, molto muscoloso. E deve avere delle caratteristiche sul muso molto molto particolari. Ha delle orecchie molto grandi, molto alte, ben posizionate sulla testa. E appunto è un gatto alto sulle zampe, ha un pelo semilungo, molto morbido, molto setoso. Diciamo è un colore gatto molto particolare. Colore del pelo anche variabile ovviamente, sì, sono ammessi tutti quanti i colori nel Maine Coon, certo. Tranne il classico colore che si trova nelle razze siamesi, quindi certo, pointed. Certo, perché poi se non sbaglio è vera la storia che i gatti, non so se sbaglio anche questa razza, quando hanno più di tre colori sono femmine. Esatto. Vero? Ci sono però delle eccezioni, beh, nel senso madre che natura, anche poi i maschi in teoria potrebbero avere tre colori, ma è una cosa molto molto rara. Molto rara, molto rara, molto interessante. A due mesi sono grandi quanto un gatto normale di 5 mesi. Fantastico. Non so, io adesso non vorrei sollevare paragoni improbabili o scomodi, però esistono, so, i gatti quelli, ne so, il gatto delle nevi, il gatto pardo, più o meno la grandezza siamo lì. Sì, diciamo potrebbe che è considerato il gatto cane proprio per le caratteristiche che ha, cioè, anche cioè, caratterialmente. No, aspetta, senti, se sei d'accordo, facciamo una raccontare, sì, a, certo, a chi ce l'ha oltre te, che c'è un allevamento. No. Parlaci del tuo gatto. Io ho un cucciolo preso dall'allevamento di Erika proprio 2 mesi fa. Ok. Il mio cucciolo ha 5 mesi, anzi, ha fatto 5 mesi, l'ho portato a casa all'età di 3 mesi. Mi ha sorpreso perché, a differenza del precedente cucciolo che avevo preso, che non era un Maine Coon, ho trovato che lui si è ambientato subito con mia figlia, che è una bimba, è molto socievole, si è adattato all'ambiente, gioca senza mai ferire o graffiare, e ama l'acqua. Quindi gioca spesso con l'acqua. Una specie di supereroe, sì, questo. Beve dal rubinetto dell'acqua. Vabbè, quello è anche il mio gatto, però. Sì, onore piace al mio tantissimo. Gatto vecchio, però questo dobbiamo attribuirlo, eh. Grande, sì. Nilde, brava. Sì, ed è una cosa, ed è veramente un peluscetto. Logicamente le dimensioni sono comunque importanti. Grosse, sì. Diciamo che per certe razze di cani non è un piacere incontrare un Maine Coon. No, in effetti no. Ma ecco una cosa, mi ha colpito quello che diceva Erika, volevo passare la parola a voi insomma per, sì, portare le vostre testimonianze. Dice, è anche simile dal punto di vista comportamentale a un cane. Sì. In parte ce l'hai fatto capire. Sì, 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 sì. Assolutamente. Una delle cose che mi ha colpito di più è che quando giocano sono gatti da riporto. Ah, divertentissimo. Cioè, veramente come... Allora, racconto... il maschio, che sì, ho un maschio di 2 anni, per parlare della mole, 2 anni, 10,2 kg, quindi è un bel bestione, un grizzly convinto di essere un gatto. E, sin da piccolo tiravamo le pallette di carta e ce le riportava. E... Cioè tu l'hai scoperto così, non lo sapevi? Esatto. Quando dovevamo prendere la seconda, che è arrivata adesso a 9 mesi, e eravamo indecisi sul nome, abbiamo fatto 3 palline di carta, ognuna delle quali c'era i nomi su cui eravamo indecisi. Quella che ha riportata l'ha deciso lui. Ma Cristina, anche la tua fa così? Non hai ancora provato? È piccolo, il mio è ancora cucciolo, però ci stiamo, sì, ci siamo vicini. Ma ragazzi, ci divertiamo. Ecco, io avrei paura adesso a portarlo a casa, semplicemente perché avendone già altri 3. Forse nel frattempo sono diventati 4, conoscendo mia madre. E, poi ovviamente, cioè, si deve,
non si può ambientare con gli altri gatti. Guarda che sono socievolissimi. Come gli altri gatti non si possono ambientare a lui, pensavo. No. Sta bestia. Se altri animali tendono, sì, ad avere un po' di timore, sì, inizialmente, ma loro sono molto molto socievoli, sono molto giocherelloni. Il mio, nonostante la mole, è una specie di peluche, perché si fa fare di, sì, tutto. Ho visto anche la foto, sì, lo posso confermare, è fantastico, è proprio da... da stritolarlo, nel senso, no, però, cioè, proprio bello. Erika, ma la storia di questa razza? Allora, il Maine Coon, come dice proprio il nome, è, sì, un gatto americano di origini proprio del Maine. Ci sono varie leggende sulla nascita del Maine Coon. Si dice che era praticamente un gatto nato da un incrocio tra un orsetto lavatore e un gatto, cosa impossibile. Non ha nulla dell'orsetto. In realtà si pensava questo perché il Maine Coon, essendo comunque un animale molto amante dell'acqua, quindi anche certo, è molto facile trovarlo con le zampe nell'acqua, sì, sì, zampettare, sì, sì, a giocare con la ciotola. Prende appunto il nome raccoon da orsetto lavatore, per questo si pensava che appunto fosse un incrocio tra un orsetto lavatore ed un gatto domestico. In realtà è una cosa impossibile. La leggenda, diciamo, un pochino più veritiera e anche la più romantica è quella dove dice praticamente che la sfortunata regina di Francia, Maria Antonietta, non riuscita a lasciare la sua patria, aveva affidato i suoi amati gatti d'angora al marchese di Lafayette. Il marchese de Lafayette, sbarcato sulle coste del Maine, ha praticamente liberato questi gatti d'angora che si sono mischiati con la fauna del posto e si hanno dato vita appunto alla nascita del Maine Coon. Con qualche felino, sì, che ne so, il classico gatto selvaggio americano. Ecco, però l'abilità poi, immagino, c'è stata la selezione. Sì, c'è perché, stata. Perché, cioè, dal passare dal selvatico, forastico, a questa situazione qui, c'è che stato descrivete voi. Un lavorone dietro, nel senso, in Italia la storia del Maine Coon nasce nei primi anni Ottanta, dove un'allevatrice ha importato dall'Inghilterra due gatti e da lì praticamente piano piano hanno cominciato a riconoscere appunto la razza. Il problema qual è stato? È stato che in passato ci sono stati molti molti accoppiamenti, diciamo un pochino folli, che hanno purtroppo dato vita a delle tare genetiche che adesso stanno cominciando, cioè non stanno cominciando, si sono... Giusto per capire, no, perché folli tra con altri gatti con di altre razze? No? Sempre Maine Coon, okay, però portatori di una malattia, che nello specifico è la cardiomiopatia dilatativa o ipertrofica, dipende da come si sviluppa. Okay. Non tutti i gatti sono portatori di questa malattia, però è molto importante saperlo perché purtroppo ancora oggi ci sono degli pseudo allevamenti che continuano a lavorare con delle linee di sangue un pochino così. Esatto. Ho capito. Erika, rimango sempre su di te perché a questo, sì, punto voglio far conoscere a chi ci ascolta il tuo allevamento. Quanti ce ne hai? Come funziona momento, un po'? Al momento 7. Ok. Sono tutti quanti soggetti selezionati, sì, provenienti da linee di sangue molto sicure, sono tutti quanti testati sia per l'HCM che per le principali malattie genetiche, sono tutti quanti negativi. Io personalmente effettuo l'ecocardiogramma regolarmente ogni anno su tutti i miei riproduttori, proprio per scongiurare questo togliendo, problema. Prendiamo il gatto sano, appunto, sì, ma questo problema quanto può vivere in media? Ci sono dei soggetti molto longevi, nel senso è un gatto abbastanza longevo, basta pensare a Evan Gift John Starr, che è un Maine Coon molto famoso dei primi anni 90, che è arrivato alla tenera età di 18 anni, cioè Caspe, vissuto no, fino no, a 18 che scherzi anni. Il tuo allevamento, che ha reso felice anche Cristina e Paolo, si trova nella zona di Anagnina, sì, quindi ragazzi, riferimento che conoscete tutti è IKEA. Quello che diamo anche un po' per raggiungerci in radio, no? IKEA, sono capito. Potete andare su Facebook, sì, aiutami Erika, quindi Enchanted City, giusto? Esatto, la pagina Facebook la Enchanted pagina City Maine Coon Cattery. Sì, esatto, oppure potete andare sul sito che è appunto enchantedcity.it, giusto? Esatto.
Benissimo, tutte le informazioni. Insomma, mi pare che abbiamo detto tutto e ci sono tutti gli ingredienti per appassionarsi a questo bellissimo animale. Mi ripetete i nomi dei vostri? Paolo? Allora, il mio, il maschio si chiama Rocky, no. Kelas. 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 E la femmina Barrick. Barrick. Blueberry Enchanted City, logicamente. Certo, giustamente tu. Preciso una cosa. Beh, lei certo. Ha detto Enchanted City perché lo spiego perché è carino saperlo. Sì. Quando diciamo viene consegnato un gatto, sì, sul pedigree non si trova scritto solamente il nome, ad esempio Blueberry, Kelas o Barrick, ma prima del nome viene sempre scritto il nome dell'allevamento. Quindi su la maggior parte dei gatti di razza troverete scritto ad esempio Enchanted City Blueberry, Enchanted City Kelas, Enchanted City Barrick. Tra l'altro il mio ha appena preso il titolo nobiliare. Esatto, esatto. Il suo è diventato nel frattempo Premier, guarda, che è il campione nazionale dei neutri. Se partiamo così, se la selezione naturale fa il suo corso, forse sta a contatti con gli uomini, questi tra un po' veramente al posto dei cavalli e tra le carrozze. Scherzo, anzi non glielo auguro per niente. Grazie ragazze.